Funziona tutto? Buonasera, Madonna che casino che fa sta sedia. Devo metterci un po' d'olio di gomito. Vado ad abbassare un pochino il gioco, mi sa, ma poco poco. Facciamo così. E direi che ci siamo. Si può iniziare per me. Pronti? Madonna, l'audio nelle cuffie. Allora, carica partita. Ah, la live di stasera è una di quelle che non avrei voluto fare. Perché siamo ad un punto in cui non dico mi sono bloccato, ma c'è un boss abbastanza tosto. Ecco il nostro Andreas Kiefarter. O la nostra, mi sa che adesso siamo donna. Giusto? Sì. Non riesco a tenere traccia dei cambi di sesso di questa persona. Allora, siamo contro un boss particolarmente tosto perché non ci permette di curarci. E l'ultima volta ho provato a farlo con lo scudo di cuoio. E siamo riusciti a fargli un sono riuscito a fargli un parry perché sono io che gioco e sono io che sono forte. Io mi lancerei proprio subito. Chissà se prima di fargli il parry, mettendo l'arma a due mani, gli faccio più male. Secondo me sì. Ehi, 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 piano, ehi, ehi. Non ricordo quante anime abbiamo perso. Credo un 10.000. E tanto stanno lì sopra, quindi sti cazzi. Voi state tranquilli, fermi, andate via, fatevi un caffè al bar, non lo so. Allora, con calma, tanto ho tutta la live per farmelo questo stasera. E uno. Allora, credo di non voler usare braci perché mi fa male. Vai. No. Alle! E dai, guarda. Ok, anime perse, ma non me ne frega niente. Devo combatterlo, devo impararlo. E devo fare i parry come si deve. Poi se capisco le finestre dei suoi tempi morti, potrebbe effettivamente diventare un po' più facile di quello che sembra. Ora non ricordo un cazzo degli ultimi tentativi, però un parry già gliel'ho fatto, che non è male. Le schivate tra l'altro sembrano puttana miseria toste. Perché comunque lui ti viene a prendere. Ed è un grosso problema. Proviamo. Ah, ragazzi, ve lo dico, se mi girate lo schermo dentro questa boss fight non premerò il tasto. Sappiate che però si gira lo stesso. Ma dai! Oh, guarda che mi ammazza. Ma dai. Allora, questa è una fase di studio. Io tendenzialmente con i boss dei giochi. Era una tecnica che usavo anche su Hollow Knight. Tendo a farmi ammazzare apposta per cercare di capire i pattern. Solo che questo mi sembra veramente tostino, eh. Mi hanno detto che è un muro da sconfiggere. Però che dobbiamo fare? Ci si prova lo stesso. Ehi, piano. Tutto prima o poi questi mi prenderanno. In qualche modo dovrò sbagliare. Allora, il primo colpo lo fa sempre venendomi incontro. In teoria devo schivarlo rollando. E stavolta non, sento che non ci riuscirò. E infatti. Non so perché me lo sentivo.
Madonna, che range che c'hai. Secondo me l'errore è qua che tendi a schivare un po' prima. Devo guardare un po' di più le mani, forse. Tendo a schivare in anticipo. Se schivassi leggermente in ritardo rispetto ai tempi che ho adesso, lo schiverei tipo sempre. E potrei pure fare a meno dello scudo per i ferri, volendo. Chissà quanto ci vorrà. E tra l'altro non è uno di quei boss dove puoi andare tipo nel panico se gli manca un HP. Perché ti fa schiattare in un nanosecondo. Devo giocarmela veramente safe, con calma. Stare attento. Oh. Allora. Che quando arrivo alle scale... No, no, no! Non vedo, non lo vedo, non lo vedo! E questa non me l'ha mai fatta! Altro? Non vedo un cazzo! Che sta succedendo? No, è sempre... Vado sempre in anticipo, ma come cazzo è possibile? Merda. Sto leggermente imparando, credo. Anche se non sembra. Se non riesco così, mi conviene usare lo scudo grande, però. Perché cerco sempre di fargli parry, ma è molto difficile. Penso agli speedrunner che sicuramente questo lo fanno in boh, 3 secondi e mezzo spaccati. Let's go. No. Dai, m'ha ammazzato. Ci hai provato? Mi fai curare? Dai, però. Beh? Ah, non c'ho stamina. Niente, ragazzi, non riesco con lo scudo di cuoio. Tendo a fare i perri in continuazione, mi... Mi deconcentra. Allora, rimetto lo scudo mio. Anche se è più dispendioso, però non fa niente. Tendo a pararmi troppo. A volte invece di parriare prendo il colpo, ma lo scudo di cuoio letteralmente non ti protegge da nulla, quindi... Tanto vale riprovare con questo. Tanto un setup prima o poi lo trovo, non è... Non è quello il problema. No, 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 no. Non vedo. Puttana miseria, oh. Bella. No, dai. Eia. No, 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 mi sto curando. Maocca. C'ha un range
Laterale, intendo, con le spade che è incredibile. Ok, meglio così comunque. Ah. Quanti cazzo di attacchi fai? Oh. No, cazzo. Oh. Ma dai, sono morto. Ah, basta, mi fai curare, che palle. No, eh. Non ci si può curare con sto stronzo. Guarda, guarda, mi ha ammazzato. Che cazzo fai? Mi fai perdere pure l'aggro, stronzo. E dai, però. Fammi curare. Dai che gli ho tolto quasi metà vita. Bella, cos'è? No, questa non me l'aspettavo però. Mo si è incazzato, guarda. Cazzo. Mo mi fa male. No. Cos'è sta cosa adesso? No, 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 no. No, 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 cazzarola. Ma no. Ragazzi, sta andando veramente bene. Ah, peccato. Uff, bel tentativo. Quindi lui evoca un fantasma. Allora, quando sta per terra gli posso fare tipo massimo un colpo, poi me ne devo andare. Ok. Molte più speranze così, effettivamente. Ho molte più speranze. Sono riuscito a capire un pochino i tempi. Quanto era rimasto? Un terzo di vita, anche meno, mi sa. Un quarto. Ma basta voi, madonna. Va davvero molto bene, pensavo peggio. Ah. Via, rolla. I backstab te li posso fare, no? Aia. E dai. Ok, affondi, sono troppo lenti per questo. Via, via, non vedo un cazzo. Tende di merda. E dai, però, quanto. Quanto predict che c'ha con queste mosse? Ho sbagliato io. Troppo aggressivo. Che palle. Davvero che palle. Devo cercare di capire quando mi conviene proteggermi e quando mi conviene rollare. Prima è andata molto meglio. È fattibilissimo. Se sto anche attento poi a quelle onde di oscurità che lancia a un certo punto, si fa. Mancava davvero poco. No, che palle. Ora fa lo scatto. No. Eccolo, ha fatto. Uff.
Uffa, ma perché? Andrei, prima ho fatto un tentativo incredibile. Ma che cazzo, mi devo curare. Niente, mi ha ammazzato. Ho fatto un tentativo incredibile prima. Gli era rimasto forse un quarto di vita. Ah, che palle, non è andata tanto bene. Ha evocato il fantasma, mi ha lanciato le onde di oscurità, tipo di magia, non so che cos'è. Sì, ho tolto lo scudo di cuoio perché non era fattibile. Devo solo ingarrare il tentativo giusto. Il fatto che ti fa delle mosse in sequenza che davvero non ti lasciano respiro. E soprattutto ha un range intorno a lui di hitbox che è assurdo. Tanto schiatterò pure stavolta. Ho voluto mettere la facecam perché così almeno vedete le mie reazioni. Ecco, sta mossa non la capisco. Quando la fa. No, no, devi venire tu, ciccio. Niente. Quando fa quella roba. Boh, boh, boh. Nah, cazzo. Dai, che palle. No. Quanto attacchi, figlio mio? Via, 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 via. Ciao, Andrea. No, no, no. Cazzo, aspetta, aspetta. Sto andando molto meglio rispetto a prima, però devo stare molto attento adesso. No, 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 no. Non vedo. Dai, ma che cazzo è? Mi ero allontanato. No, no, no. Buono. No, no, no. Via, 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 via. Mamma mia. No, no, via, via, via. Perché? Perché? Era bloccata la zona. Dai, che è andata. No, stronzo. Muori! Sì! Non serviva, grazie, grazie. Ti voglio bene. Minchia, io pensavo di restare qua per molto. Grazie, grazie. Ora, prendiamo le nostre 0.000 anime. C'è un portone che aprirò, ma prima... Falò. Potevi farlo, eh? Allora, viaggiamo qui, che poi ho visto due strade. Come state? Come state? Che ansia. Signorina. Ma cazzo sta? Però come cade adesso che inciampa?
Guarda. Che mi aumento. Facciamo forza, dai. Sono vuoto, io pensavo di dover fare tutta la live su questo tizio, invece è andata molto meglio del previsto. Allora, proverei prima a aprire questo portone perché è più vicino e sicuramente. Ah, non si apre. Ottimo. E quell'altro? Immaginavo. Vabbè, bisognava provare. E allora la strada è unica. Mica ci sono oggetti, no? Sento una lucertolina per caso. Minchia, da quanto l'ho sentita lontano. È qui sotto? Quante? Aspetta, aspetta. Se no scappano. Aspetta che faccio una cosa. Attenzione. No. Dai. Porco il demonio. Per poco. Sara, buonasera. Come stai? Bentornata sul canale più famoso di casa mia. Allora, prima di qua. Come stai? Come stai? Oggettino. Nice. Non fare sempre il bastardo con tutti. Anche, sì. Testone. Grazie, Andrea. Il testone è importante comunque, secondo me, perché permette di sviluppare una maggiore capacità cognitiva. Qui mi sono perso una roba o no? Oh, cazzo. Allora, quell'oggetto sicuramente non devo prenderlo. Lì vedo anche un tizio in lontananza. Ma dormono o sono morti perché li ha uccisi quello lì in fondo? E che cazzo. Grazie, Andrea. Ehi! Oh oh. Non vedo i nemici. Sento qualcuno, ma non lo vedo. Mi sa che sono i giganti che dormono fuori. No, se non si capisce un cazzo. Se ci sono scale non le vedo. Ecco. Ah, è più di. Oh, ehi, piano, piano. No, 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 no. Rientriamo. Lì vedo dei tizi ombra. Li attirerò qui. Che cazzo succede? Dai. Oh, piano. Vorrei il tizio qui che spara le magie. E poi c'è quest'altro per terra. Quanto casino stanno facendo sopra? Anello pietra oscura. Vedo dopo perché sento parecchio bordello. Non bugia, possiamo vederlo adesso. Buono. Non è male qui, eh. Ma che so con tutti questi versi demoniaci? Secondo me sono quei tizi che mi stavano sparando le magie poco fa.
Veramente un bordello nero questi, oh. Chi è? Ehi, grazie Andrea, grazie. Abbonamento a Dadone. Ah! Meno male che fate cacare al cazzo. Minchia, non muori? È perché sei grasso. E quanto? Un attimo solo, mi libero di questi. Dai. Comunque sì, mi sa che sono loro. Madonna, quanti danni sto prendendo. Allora. Qualcuno ha droppato. Senti come bestemmiano in aramaico, senti. Quelli mo mi prendono da lontano, eh. Guarda. Ho il fuoco e homing e arriva lontanissimo. Sarà, non posso leggere adesso, perdonami. Dai! Che palle. Me ne vado indietro, dai. Mi devo attirare un pochettino, sennò non se ne esce. Mi conviene fare lui, mi sa, sai? Via. Adesso quest'altro. Perfetto. Va bene, va bene. Dunque. Allora, lui lontano non mi ha ancora visto. Shortcut. Ovviamente. Senti come bestemmiano fortissimo. Poi voglio tornare all'area dei giganti perché secondo me mi sono perso qualcosa. Tra l'altro. Comunque Sara, ricordati che puoi usare gli effetti di crowd control per darmi fastidio mentre gioco. Grazie Davide, grazie. Pacifist 15 secondi. Mi sono già tornate le armi? Pensavo di no. Tra l'altro mi sa avevamo una scheggia di Estus da usare. O l'abbiamo già usata l'altra volta, non mi ricordo un cazzo. Guarda come li nascondono i bastardi. E quanto cazzo durate, mannaggia, oh. Non fa niente. Colpisci il cespuglio. Ah, bravo. Continua a colpire la colonna. Vai. Bravissimo. Che dolor. Oh Maria Salvador, mamma mia che dolor. No, a te t'ho visto prima già. Perché è caduto lì? Quanti siete? No, adesso schiatto, guarda. Che cosa sono queste armi da MMO Fantasy? Aia. Guarda che ho appena sconfitto un boss difficilissimo, non mi... ma in due è facile, però. La smettiamo? Te l'aspettavi, eh? Via. Beh, se li metto in colonna e li attacco tipo così che mi faccio prendere un pochettino. Aia. Tu sei quasi schiattato e anche l'amico tuo. Vinfilzo! Ai! Merda. Piano. Madonna. Lo stava per fare. E basta! Minchia, se è forte questo. Povero Johnston, è vero! Dicevo che somigliava a qualcuno. Lancia doppia di Drang. E l'altro? Niente.
Non mi dà le maracas con cui combatteva? Allora, proseguiamo un attimo. Chi è? Popo! Via, via. Sono tornati i lancia cazzi. Falò, aspetta, io ho già capito dove stiamo andando qua. Piano. Andiamoci la zona con calma. Ok, qui sotto ci sono i giganti. Ti piace l'emoji del cesso? Io spero che così si sveglino tutti insieme e mi ammazzino fortissimo. Se prendo gli oggetti, sicuro come la morte che si svegliano. Voglio controllare giusto se c'è qualcosa qui. Visto che bella gente che ho io sugli stream, altro che gli altri streamer che si vantano che hanno 3 miliardi di follower e poi sono tutti degli egoisti di merda. Questo oggetto non dovrebbe dare problemi a rigor di logica, no? Assolutamente. Voi dormite, fate come volete, io non mi impiccio di prendere questi oggetti per ora. Perché le porte mi sembrano anche abbastanza. Hai visto, siamo tutti belli qua dentro. Ora saliamo, andiamo ad ammazzare i cavaliero lì. Vediamo prima dove sono. Non c'è nessuno? Aspetta che forse sono fuori. Veramente paura a uscire perché secondo me dietro gli angoli c'è sempre qualcuno. Prende invisibile a sinistra. Dove? Aspetta che riscendo. Proprio tutte le sinistre. Ma che cazzo di... Dove? Questa? Non mi dire cazzo. Ah, bravo, è vero, c'hai ragione. Facciamo che ci torno dopo. Aspetta, aspetta. Ci torno dopo. Non per qualcosa, però. Cioè io quelli li potrei proprio stendere in, guarda, 2 secondi, non di più. Entrambi, tra l'altro. Grazie di avermi fatto fare questa scala lunghissima. Molto divertenti da salire, tra l'altro. Potremmo mettere un ascensore, no. No, che invincibilità, invisibilità, lascia stare, lascia stare. Anche perché l'invisibilità è un malus per me. Popò, chi è? Ah. Se due ce ne stanno. No, 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 aspetta, aspetta. Tanto sono forti, lascia stare adesso, non sprecare monete. Mi hanno già aiutato al boss. Madonna. Piano. Ma quindi è il momento a Norlondo? E mi sa proprio di sì. Attenzione. Quanto sono forti? Ehi! Piano. No. O combattiamo qua dietro o non si combatte, Ciccio, mi dispiace.
Non è che posso farmi colpire dall'amico tuo a gratis, scusami. Guarda, guarda. Madonna, che fastidio. Oh, oh, oh. Eh sì, quanto siete forti, Cristo. No. Tua sorella fa le scarpe. Ed è un bellissimo mestiere. Dovresti impararlo anche tu. No. Cazzo. Yeah. Wey, ma qua c'è una scala. Aspetta. Guardo sempre intorno che non si sa mai. Ceneri. Abbiamo preso 20 kg. Grazie, Sara, ti piaccio? Lo screen per la miniatura su YouTube. Grazie di aver usato l'omino Michelin. La nostra Andrea, al momento nostra, perché adesso è una donna. Credo, se non avete cambiato di nuovo sesso. Sono sempre sexy. Mai visto? Ma che cazzo fai? Cadi, stronzo. Non avevo abbastanza stamina, che palle. Ehi, no, 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 non devo cadere io, però. Lo mettiamo qua, che è un po' più largo. Dai, dai. Sei titanite. Quanta ce ne danno in sto gioco? Tra... no, 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 t'ho sentito prima di vederti. Bastardo che mentre leggo la chat mi devi fare gli agguati. E dai, ma non vale così. No, no. Sì, bravo. Cazzo è uscita quella spada infernale? No, 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 no. Come l'ho preso al quarto colpo? Ho sperato di farcela e ce l'ho fatta. Qui si scende da qualche parte? Dopo. Ci penso. Che se ce ne sono due è un po' un casino. Tu che cazzo nascondevi? Una parete, per forza. Questa? Dai. Questa? Ragazzi, non ci credo che non c'era niente qua. Cosa cazzo l'hanno messo a fare? Per darmi fastidio quando dovevo scendere? Mi sa di sì. Domanda. Ma zitto, che adesso vi faccio un bello scherzetto. Visto che ne ho comprate quante? 35? 20, va bene, mi ricordavo di più. Ah, forse perché ne posso avere massimo 20. Io intanto ti attiro, poi si vede. Minchia, c'ho tre fiaschette soltanto. Devo stare attento. Non ha gradito, mi sa, eh. Via! Ma che cazzo fai? No, dai, pensavo di avergli fatto il backstab.
Mazzadraghi, siete proprio delle pippe comunque, ve lo dico. Ora, quello lì è solo. E soprattutto, riuscirò a colpirlo pure lui con la bomba da qui sopra? Secondo me sì. Ha voglia. Tieni. Chi è? Da dove? Ok, a sinistra ne abbiamo uno che non ho visto. Dov'è? Dove cazzo stai? Non lo so. Che faccio? Boh, lui si è fermato. L'amico tuo è morto, quindi che vuoi fare? Vieni. Ha perso l'agro nel momento esatto in cui mi ha dovuto colpire. Giustamente. Basta! Oh, non mi posso distrarre, incredibile. Cosa cazzo fai, cretino? L'ultimo! Fanculo. Non cadere. Ora puoi cadere. Grazie. C'è una porta. Vediamo se ci sono degli oggetti di qui. No. Ziendra. Molto familiare questa stanza. Mi ricorda. Quella prima di Gwendolyn. Qua c'è della lore, me lo sento. C'è un falò? Attenzione. Anor Londolo. Aspetta, che prima di proseguire voglio vedere una cosa. Dov'era? Di qua? Che mi perdo? Ecco, lì c'è un ingresso con una scala. Qui c'è un oggetto. No. Ma stai zitto. Fammi ricordare quello che mi ricordo. Le cose a metà. Ha parlato il campione. Ah, shortcut, perfetto. Un attimo solo. Mi conviene tornare al falò? Secondo me sì. Tanto sta lì, no? Tu sei un cesso. È di qua il falò, sbaglio. O sto facendo la gazzada? Dove cazzo sono? Ah, ok, sono tornato qui. Oh, aspetta, no, non ci stavo qui prima. Mi sono perso, help. Non sono salito qui. Eh no. Attenzione. Puttana miseria, 33.000 anime. Mica le ho viste. Oh oh oh. Allora, io potrei farlo. Il problema è che siccome muoio spesso contro i Mimic, perché sono un merdone. Vorrei prima tornare al falò. E qui non c'è proprio niente. Neanche un muro. No, eh. E allora devo tornare al falò, però. Wait. Ma dove cazzo sto andando? Mi sto perdendo. Torniamo un attimo indietro.
Questo è un ascensore? Oh yes. Era quello che volevo fare. Ora. Falò. Altare. E torniamo subito qui. Avanza, stavolta mi faccio stamina. Bravo, anche quello, sì. Quant'è che devo portarlo? Stamina 40? Allora, gli NPC. Io lui lo voglio uccidere, non mi dice più niente, da un bel po' di tempo. Crowley lo ucciderò sicuramente. Allora, gli NPC. Qua non c'è nessuno. Vediamo. Qua c'è lui. Ok, non mi interessa, onestamente. Questo era l'amico di Loretta. Grazie, sì. Bravo, bravo. Grazie, amico. Solo lui? Quello lì è schiattato. Rimane morto. Che altro c'è? Comunque in questo posto mi perdo spesso. Non capisco bene dove andare. Allora, anime ne abbiamo da consumare. E forse un altro livellino, oddio no, 11.000. Mi sa che non ce la faccio. Credo proprio di no. Quindi lasciamo stare. Vediamo se posso rinforzarmi un po' lo scudo, visto che lo uso tantissimo. E poi parlo pure con la vecchia, vediamo se mi dice qualcosa. Tu non mi dici niente? No. Ma... Allora, rinforza... Iritil posso fare? No. Scudi, dove sta il mio? Zi. C'ho per caso delle schegge? No. Ho dell'osso? Che questo era importante. Ok, perfetto. Allora andiamo. Qua. Credo di essermi perso qualche stradina in questa chiesa qui. Ora vediamo. L'ascensore era questo qua. Ah, aspetta che. Giustamente è respawnata la lucertola, quindi adesso la posso uccidere. Non ce la facciamo scappare, visto che può essere sempre utile. Vieni qua! Vieni qua! Yeah! E ora andiamo. Dove eravamo prima? Ce n'è un'altra? Riesco a sentire una lucertola a destra, però non... Dove può essere? Scusatemi.
La sento avanti a me. Non capisco. È sicuramente nascosta. Non lo so, la sento verso questa zona qui. Non ho veramente idea, non lo so. Non è che sta lì sopra. Ah, uccidiamo il Mimic, tra l'altro. Barra, facciamoci uccidere dal Mimic. No. No! Perché non ha schivato all'infuori? Che cazzo. Fermo. Fammi bere. Adesso si butta col calcio e figurati. Guarda, questo gioco è leggermente prevedibile quando... Guarda, guarda. Madonna che mi sta ammazzando veramente. Basta! Basta! Ma perché devo rimanere sempre con un HP? Sempre, sempre, sempre. Io non ce la faccio più. Magari era qua il muro? Ma manco per il cazzo. Torno al falò. Qua non c'era niente. E di là mi sa neanche. Oddio, di là neanche si può andare, credo. Torniamo. Cazzo, ho sprecato due fiaschette con un Mimic, e dai. Ogni volta. Che fastidio sentire la lucertola e non sapere dov'è. Qui mi allontano. No, è da queste parti, ma non capisco dove sia, boh. Ora, torniamo indietro. Il problema è che sono spawnati di nuovo tutti i cavalieri neri. Amica, c'è un mega muro. Aspetta, che stavo risentendo la lucertola. Ecco perché. Visto? Ora. Dov'era la porta? Di qua? Sì. Devo correre. No, è che cazzo. Pesa 290 kg quello lì, mi ha preso. Ciao. Ho detto, beh, non schivo, tanto è lento. Uè, lì c'è un oggetto. E io lo voglio. Non so dove siano i cavalieri adesso. Ah, merda. Mi sa che quell'oggetto dovrà aspettare anche parecchio. Dai, era un backstab quello, non mi dire cazzate. Bravo, attacca e niente. Non devo rollare qui sopra. Uffa, ma perché?
Bravo! Così ti voglio. Certo, fatti tutto il giro. Beh, però ti devo ammazzare, che sennò mi cacchi il cazzo. Che palle. Oh. Ero arrivato qua? Sì. Vediamo se qui c'è qualcosa. No. Allora, questo si poteva pure girare. Però diamo prima un'occhiata in giro. E non c'è un cazzo. E beh, allora giriamo il marchingegno. Facciamolo ruotare. Oh. Da che parte? Ehi! Si sale, attenzione. Mi viene da sboccare malissimo. Piano. È la cattedrale di Anor Londo! Dovevo. Guarda, vorrei trovarvi proprio la clip dove lo dice. Quanti anni ho? No, pochissime. Lì c'è un cristiano. Lì non ne vedo al momento. Andiamo avanti. No, è una citazione a Sabaku. Che ho anche usato nel primo video di Dark Souls, nella prima serie. Ehi, chi cazzo t'ha visto? Stavo parlando con la chat, stronzo, non si interrompe. Andiamo sul livello pari che so più comodo però. No, 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 hai capito male. No, 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 no. E non posso combattervi tutti e due insieme. Allora, uccidetemi. Aspetta che così prendo le anime perché il falò sta qui. Mi sono seduto. Mi sono seduto. Mi sono seduto. Mi sono seduto. Sì. Allora, aspetta, un segreto, calmo. Non me lo dire. Potevo girare dall'altra parte il coso? O posso salire ancora di più? Non lo so. Tanto è tutto crollato, non c'è più quello che c'era una volta. Credo, cioè almeno è diverso. Guardalo, perché scende? Vediamo, aspetta. Facendo io scendo. E torno dove ero prima. E se lo spingo di nuovo? Ok. Vediamo, lo devo spingere di nuovo da questa parte allora. Non si muove. Un segreto, guarda, io ammazzerei prima questi qua.
Dai, che sto qui. Però tu da solo, non anche quell'altro, ti prego. Aspetta, vieni. Ai 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 ai. Pericolosissimo combattere qua. No, no, vieni, vieni. Qual è il tuo limite? No, no, non venire anche tu. Lasciami stare. Ah, beh. Devo far andare via quello, se no questo non lo voglio, non lo posso combattere. Bravissimo. Scambio di colpi, attenzione. Non mi prendi. Dai, su. No? Frammento di Didanide. Ma ci manca quell'altro. Che segreto devo scoprire? Perché qua mi sembra tutto impossibile. Non capisco da che parte dovrei guardare. Ah, anche tu vieni adesso, non me ne frega niente. Vieni, vieni. Allora, vieni qua. Oh, tu c'hai l'arma più lunga, infatti. Però... Bello, nel culo. No, ma perché te... Madonna, ogni volta che deve tirare i calci questo... Che palle, guarda. Oh, io credo di essermi fatto l'armatura di questi tizi qui. Ora. Vado con calma. Qua c'erano i giganti una volta di ferro. Che sono stati brutalmente sostituiti. Qui c'era il fabbro gigante. E lì c'era un povero Cristo di demone che... Che cascava di sotto. Erano bellissimi. Nonostante avessero le ali, cascavano di sotto in continuazione. Fu l'episodio più bello di tutta la serie, secondo me. Allora, andiamo su. C'è ancora! No, è morto! No. No. Mi stavi simpatico. Volevo accertarmi della morte. Ora. Salendo di qua. Madonna, vedi che schifo di... Chi è che ha cacato per terra? No, no, per di qua si arrivava a Ornstein e Smog. Non so se la cosa sia cambiata. Esattamente lo stesso posto. Wow. Molto più creepy di quanto ricordassi. Beh, effettivamente l'abbiamo spenta la luce noi, eh. Cosa rip? F. Ragazzi, F per il fabbro, che era molto simpatico, era un bravo cristiano. Dava messa tutte le domeniche. No, 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 no. Cioè, mo ci hanno messo questi qua. Non è che hanno aggiunto stanze? Qui hanno... Hanno riempito di roba. Madonna, che bordello. Aspetta che vado dall'altra parte che mi sa conviene di più. Se ci sono le scale, perché se non ci sono sto perdendo tempo come al solito. Però sento di starmi lasciando indietro delle cose importanti, quindi uscirò un'altra volta.
Rientrerò tra poco. Che bello, però mi sento più o meno a casa. Cioè, sono posti che conosco. Qua c'era tipo lo shortcut da aprire. Guarda che bello. Fortuna si è chiuso di nuovo, però. C'era un cavaliere? Yes. Ciccio, vieni. No, vaffanculo. No, 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 no. No. Guarda che lo sconfiggo al contrario, cazzo. Non vedo dove sto andando, però. Ora aspetta. Sto morendo! No, è che palle, di nuovo! Non ho neanche potuto disattivare, me l'avete rimesso. Non vedo un cazzo. Ora schiatto. Puttana miseria. Ragazzi, vi odio. Non so chi sia stato, ma vi odio. Vi odio. Chi è stato? Chi è stato? No, di nuovo questi due mi devo fare. Che palle. Volevo fare progressi, ah. Vieni, vieni. Ma combattere un territorio a me favorevole. Ragazzi, vi giuro, mi si invertono i controlli, non si capisce più niente. No, no, vieni, vieni. No, mi avete reso lento, vi odio! Perché state facendo tutto adesso? Cheese, che cazzo fai? Non lo posso combattere di qua. Non a questa velocità almeno. Ma che cazzo fate? Mi avete tolto pure le... Ella è! Sata! Niente, non riesco ad arrivare a lui con i pugni. Quando cazzo finisce sto minuto? No. What the lale? Niente, non riesco ad arrivare. Ok. Uno. Prova di un successo. Minchia, vi state proprio sfogando. È stata una brutta giornata oggi. Scusate se me ne scappo ogni volta, ma mi viene molto comodo combattere qua. Oh, hai resistito, bravo Ciccio. Ne sta arrivando un altro? No, ho sentito dei passi, mi sono un attimo cacato sotto. Sì, quello è il tuo amico. Mannaggia. Me l'avete proprio giocata brutta stavolta, eh? Ora. Prova a aprire il portone perché tanto dirà non si apre da questo lato. Chiuso qualche marca in genere, ovviamente. Statevi fermi. Stronzi. No. Peccato, potevo
Continuare. No! Mannaggia, minchia se fanno male. Che cazzo hai mancato, ciccio? No, no. Uffa. Questa non l'ha mancata, però. Oh, ma non sempre da lui, però, dai. No. Aspetta. Guarda che droppano tutti perché c'è l'anello che mi aumenta i drop. Allora. Comunque, Andrea, se vuoi dirmelo il segreto, me lo puoi dire adesso perché non l'ho trovato. Aspetta, ho visto una roba, ma non so se. Non so, ci ho provato, magari si poteva andare, non lo so. D'altra parte? Non credo. Nope. Intanto le intuizioni, ma sono sbagliate. Mi ricordo anche questa porta che non si apriva proprio. Ed è rimasta una di quelle porte che proprio non si apre. E quindi devo andare per forza lì dentro, mi sa. Era solo per l'oggetto, quella via. Zuru zu 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 zu. Via. Allora. Guarda quanti cazzo sono! No, io non vado di qua. Ne vado di fronte perché sono anche protetto dalle ringhiere. Così non prendo danno. E analizzo un attimo la zona. Perché oggetti ne vedo un po'. Uno che è anche difeso da loro, tra l'altro, sarà, credo, abbastanza importante. Ok, no, pensavo mi prendesse. Wow, porta dorata? Io scendo. Freccia della luna? Aspetta, questa è da leggere. Vaffanculo, andiamo. Non me ne frega niente, si va. Boss, vai. Madonna! Madonna! Quella che è energia oscura. Ma è Gwyndolin? Cazzo! Immaginavo. Cazzo è? Madonna, che dolore mi fanno ste cose. Anello. Anello. Energia oscura? Energia oscura questa? Allora, aspetta. Posso correre. Energia oscura, me lo confermi? Perfetto. PV massimi. Facciamo così. Allora, come oscurità. 3, 2. 5. 5. Io direi questo. Sì. Poi 5, 9, 6, 8, 10, 5, 11, 9, 13, 3, minchia. 13, 3.
13 e 2, 13 e 7, ottimo. Vado di questo. 2, 2 e 7, 2 e 8, 3 e 2, 3 e 5, 3 e 6. Madonna, aiuto. 4, 8, 2, 9, 2, 3, 6 e 3. 7, 8. 7, 9. Come vi sembro? Aspetta che faccio una bella foto ad Anor Londolo. Mi serve per la miniatura, quindi disattivo un attimo webcam. Arrivo subito, eh. Devo soltanto fare la foto. E rieccomi. Ora. Visto? Ma in realtà siamo una donna adesso, mi sa. Domanda che faccio a me stesso. A che cazzo mi serve sto scudo che non mi proteggerà da niente? Infatti, oscurità zero addirittura. Voglio uno scudo magico. Non ce li ho? Che ti devo dire? Proviamo. Devo correre. E ho anche una strategia. Corri, corri. Più veloce che puoi. Dove si fermano questi? Mi stanno ancora inseguendo, ma che palle. Aspetta, forse mi hanno perso. Credo di sì. No. Voglio delle statistiche un attimo. Difesa 106 da oscurità adesso. Però fisicamente siamo debolini. È però un po' il compromesso che bisogna accettare per questo tipo di cose. Proviamo. Vediamo adesso come va. Madonna! Ho perso un sacco di anime. Ora capisco perché perdevi. Madonna! È pazza! Ho capito perché hai perso. Quindi cioè, mi conviene farle usare quella magia a distanza, non questa. Madonna, mi ha distrutto. Basta, andate via. Devo essere aggressivo, eh? Guarda. Tanto lo scudo io credo che non mi serva a niente. Lo togliamo. E mettiamo la Claymore a due mani. Spero funzioni questa tecnica. Madonna. Il problema è che ora non mi posso proprio difendere.
Oddio, le colonne però mi danno una buona difesa. Madonna, è vero, quando fa sta cosa però mi fa male. Madonna, non me la loccava, che cazzo. Aspetta, eh. Ho capito che devo essere aggressivo, però non devo essere fesso. Ok. Mi prende. No, 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 sta cosa no. Spadone. Se invece uso quello lì dei giganti, va bene che la mossa è quella che, quindi secondo me non mi conviene tanto per il tipo di moveset che ha questa. Ok. Ok, perfetto. Vado di spadone nella speranza di stannarla, ma non credo. Intanto non ho visto se questo era potenziabile. Nel caso morissi, cioè sicuro, vado a dare un'occhiata. In che altro che Ornstein e Smog qua? Stiamo davanti a una terribile cacacazzo. Mamma mia, che schivate. Che è sta cosa? Madonna, madonna, madonna. Devo imparare a conoscere le mosse. Soprattutto questa, perché se no schiatto come un coglione. Ma dai, non l'ho presa come? Come ho fatto a non prenderla? Dai, seriamente. Aspetta, allontaniamoci un attimo. Wow! L'ho fa, lo fa! Via, 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 immediatamente! Dolore, 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 dolore. Bevi. Io credo abbia anche una seconda fase. Quante ne fai? E vaffanculo, va. M'ammazza. Aspetta, che mo deve fare le cose sue. Bugia, non le fa, non le fa, non le fa. Attento, attento, attento! Quanto dura adesso? Minchia! Oh! Devo curare. Ti prego, non bruciamo sto tentativo, Simo! No! E dai! Dove cazzo mi dovevo mettere? Non fa niente, non fa niente. Ah, peccato. Ho esagerato.
Si può fare tranquillamente. Si può fare proprio tranquillamente. È una cazzata così, è una cazzata. Veramente facile così. Andiamo. Ora inizierò a prendere danno da questi qua, guarda, eh. No? Buono, buono. L'avevo quasi uccisa. Anche lo spadone fa miracoli comunque, eh. Qual è la mossa dello spadone? E l'altra? Nice. Non credo le farò comunque perché mentre combatto non ci sto tanto a pensare. Dai, dai. Madonna che mi prendeva quello. Poi voglio andare a recuperare quegli oggetti comunque. Manda le palline, dai. No. Vanno veramente lontano questi. Ok. Questa non me l'aspettavo. Cazzo. Troppo lontano. Mi devo curare! Che palle, ho iniziato male. Adesso mi fotte. Perché non ho schivato? Mannaggia al cazzo, che mo deve fare melee per forza. Bom! Via, 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 via! Che cazzo ha fatto? Ah! Ho sbagliato. Dai, 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 via, 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 via. Curati. Devo stare attento quando fa la mossa speciale. Era andato molto meglio il tentativo precedente. Poi mi ha fatto un po' di melee e... Non me l'aspettavo, ho preso dei danni che non dovevo prendere. Dai, dai, che fattibile, che palle. Le mancava veramente uno sputo prima. Mi devo anche avvicinare un po' di più per colpirla, perché a volte ho notato che anche se le sto abbastanza vicino non viene colpita. Quante braci ho? Sì, sono pochissime. Potrei comprarle effettivamente dal mercante all'altare, però... vedi che sto vicinissimo, però mi deve fare quello che dico io. Tipo qua, vorrei le palline io. Bravissima. Questo lo prendo sempre, abbiamo capito. Occhio se... Ok. Cazzo!
Mannaggia, oh. Allora, mi devo dare una regola. Quando l'attacco, l'attacco una volta. E poi aspetto per vedere che fa. Perché se mi faccio ammazzare così è inutile. Ho fatto veramente bene prima, quindi adesso non devo fare cazzate. Dai, che potevo tornare qua ad ammazzare tutti quanti. Che palle. Mi metterò difesa fuoco, probabilmente. Sono tantissimi. Ora prenderò danno, me lo sento. E invece vado di qua. Fai palline? Sì. Brava. Si è incastrata con la colonna. Via. Ok. Occhio. Occhio sempre ai danni che mi fa. Ma va sempre negli stessi punti. Cazzo. Quando fa questo è meglio andare lontano. Madò. Via. Allora, meglio farla safe. Tanto le fiaschette ce le ho. Adesso lancerà le magie. Ah, che palle. Ok, dai. Pianta di fuoco? Sì. Adesso le lancerà per forza. Cazzo! Devo bere. Via, 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 via! Merda. Andiamo di qua, andiamo di qua. Teniamo d'occhio. No! Sono homing? Mannaggia! E dai, però mi. Cazzo, mi sto curando. Peccato. Dov'è? Merda. Devo stare anche attento. No, ho sbagliato. E dai, ma quanto cazzo dura? Ma quanto cazzo dura? Come facevo a evitarlo? Scusami. Voglio vedere una cosa. Allora, a parte che voglio andare un attimo all'altare. Che palle, ce l'ho, è facile, però non. Mi manca quella cosa in più. Allora, lo spadone è potenziabile con la roba che ho adesso. Mi serve altro. Mi sa che serviva il pezzo di titanite.
Eh sì, non ce li ho, cazzo. E allora infondiamolo. Con... Pesante mi aumenta il fisico. Grezza, fuoco, velenosa. Quasi quasi. Quasi quasi ce lo metto il veleno. 5.000 anime, vai. Proviamo, tanto lo sto usando. Allora, avvelenarla non è male, secondo me. Allora, anime. Quanti era? 5.500? Ma questo che fa? Attacco. Affilato dava sanguinamento, non lo so. Raffinato. Non so la differenza, aspetta. Guida. Qual è la differenza tra pesante, affilata e raffinata? E grezza. Grezza mi sa solo attacco. Ci vedo dei simboli, ma non capisco bene cosa siano. Vado di veleno, dai. Non voglio spendere altre anime. Non capivo bene però. Visto che ce l'abbiamo, aspetta. Ma volevo... esatto. E vendeva lui a braccio, sì. Ne compro una. E proverò ad usarla. Allora, viaggia. Ano Rlondo. Dai, che si fa adesso? Se riesco a colpire abbastanza bene le metto il veleno. Sperando che la brace aiuti. Perché prima sono morto letteralmente perché non sono riuscito a evitare tutte quelle frecce oscure. Ce l'ha un anello che mi protegge anche dal fuoco? Tanto questo però non mi serve. Cosa posso mettere? Resistenza al veleno, le maledizioni. Che critici ripristinano. Questo? Meglio di così non saprei onestamente. Let's go. Allora, brace, veloce. Dai. Buono.
Ma il veleno non glielo metterò mai così. No, che palle. No. Via, 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 via adesso, via. Via. Stiamo attenti. Stavo a una mano, ma sono stronzo. Dicevo, sto facendo meno danni e stavo a una mano. Va bene. Senta, io ho bruciato forse. Ora sì che ti riconosco. Peccato, cazzo, l'ho colpita un sacco di volte. No. Quanto dura? Dai però, come cazzo ti devo colpire allora? Beviamo. Sto già sei fiaschette, guarda te. Uffa, no! Via, vattene! Vattene, vattene, vattene! Sono morto. Quanto dura? Ok, peccato all'inizio, ragazzi, veramente. No, 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 no! Sono schiattato. Fanculo. L'ho giocata safe, l'ho giocata, niente? Che palle. Peccato all'inizio che stavo a una mano e sono morto. Te ne sei accorto? Non le ho messo il veleno, mi sa neanche. Ma mi sa perché il veleno devi essere veloce a colpire. Non so quanto sia stata oculata questa scelta, però. Oh. Devo provarci. Avrei preferito fare lo spadone del fulmine. Sei morto. Lo so. Però boh, a sto punto, cioè, la tengo perché tanto, voglio dire. Lo sapevo. Iniziamo molto bene. Ma poi perché mi ha cambiato? Io non l'ho toccato, non l'ho messo io una mano. L'ha fatto da solo, ha deciso da solo. Gesù. La smettiamo. Che palle. Ma non ce l'ho quella di fulmine, o sì? Non l'ho visto io. Ma come dici tu, tanto fede non ce l'ho mai. Guarda che mi devo curare ogni 5 secondi. Non gli ho fatto niente. Avvelenati.
Avvelenati, cazzo. Fanculo. Quanto dura il veleno? No. No, cazzo. Se prendo danni da quella magia sono fottuto comunque. Come cazzo devo fare? Se non finisco lo stream finché non la uccido sta zoccola. Ma non è forte, è una merda. Dai, l'avevo quasi uccisa prima. Non riesco a fare un tentativo buono come quello precedente. Incredibile, eh? Ah, volevo vedere. Il peso, dove si vede? 58-31. Sono in mid. Per andare in fast, devo cambiare arma praticamente. Non me ne frega niente, è una puttana. Posso dare della puttana a un maschio? Sì. Ovviamente è un personaggio videoludico, cioè dei videogiochi, mica una persona vera, non mi permetterei mai, eh. Signor Twitch. Jeff Bezos, non sono una cattiva persona, lo giuro. Non mi togliere l'affiliazione, please. Aldric. Ah, quindi è un lord. L'ho notato adesso, perfetto. Che palle. E prendila però. Via. Ho quattro colpi glieli ho dati. Mo'. Me li sono presi tutti. Che bravo. Sono morto. Palle. Via, 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 via. Ok, almeno adesso non ho preso danno. Mo' di mediante di fuoco. Ecco. No, 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 no. Che poi incendia pure il passaggio. Madonna, che palle. Come si evita sta mossa? Mica l'ho capito. Quanto dura? Dura veramente tantissimo quella roba. Non durasse così tanto, ci sarebbe più possibilità di farcela. Ma dura tantissimo.
Quando finirò Dark Souls, mi guarderò una speedrun. Sono curioso di vedere come cazzo fanno. C'è lì che mossa fare. Non mi hai colpito neanche per l'anticamera. Ma dai, non è vero, ho rollato. Vaffanculo, non me ne frega niente, ammazzami. Fanculo. Oh, l'avevo quasi fatto prima, incredibile. Fai un tentativo ottimo e a quello seguono 20 tentativi del cazzo. Veramente. Aspetta, ti leggo tra pochissimo. Attiva più il portone che fai meno strada. Effettivamente c'hai ragione. Mi sacrifico. Dove sta il cazzo del portone? Dall'altra parte, immagino. Che per Dio, faccio meno strada, però ci stanno sti coglioni. Non lo so che devo fare zig zag. Non ci ho pensato, però. Madonna, Andrea, sei una merda. Sei un pezzo di merda. Non ti voglio più come amico. Vaffanculo. Questa è colpa tua. Cos'è quell'obbrobrio, quello schifo? Ma siamo amici io e te, o no? Vai a fare in culo, vai. Che poi lo sai che per ammazzare quello io devo ammazzare di nuovo i due cavalieri che stanno lì. E dopo lo ammazzo. Che stronzo. Spero sia un nemico unico di quelli che tipo li ammazzi una volta e poi non ci sono mai più. Non mi cagare il cazzo, non andrò più da quella parte. Dove sta? Boh, non lo so, non lo voglio sapere. No! Ok, meno male, va. Guarda come muoio di nuovo. Non so se neanche se convenga bloccarlo. Oh! Non l'ho colpito, ma dai.
Questo tentativo è andato. Ma perché devi farlo ogni volta che sto sotto di te? Che palle. Avvelenati, cazzo. Muoio. Non fa niente, non fa niente. Ci provo, che cazzo devo fare? Ehi, subito? Non ve... è da... Dai, l'ho evitato, non mi puoi dire di no. Madonna, via, 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 via. Curiamoci. Una sola fiaschetta, cazzo! Non lo farò mai così. Andata. Sono morto. Quanto dura? Ma perché? Posso avere una fiaschetta in omaggio? Prendila, cazzo! Lo so, Che cazzo di nervi! Mi fotte sempre con quegli attacchi lì a distanza, le onde energetiche. Beh, ci provo. Tanto schiatto. No? Almeno faccio in tempo, dai. È effettivamente fattibile. Ho 5 braccia soltanto. No, no. Ma perché devi fare la cagna? Cagna maledetta. No. No, 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 no. Porco cane. Prendila! Mannaggia! Che poi sono veloci, arrivano subito. Lo so che devi fare, lo so. Via, via! Non si può fare niente, non si può fare niente. Allora, faccio così, sostituisco, provo la Claymore perché è più veloce. Farò meno danno, ma proprio mobility. Due mani, cazzo, due mani devi usare. Non ti ho chiesto di spostarti.
Madonna, è veramente una rottura di cazzo sto boss. Vaffanculo, dai. Se mi avesse colpito quello mi sarei fatto ammazzare. Che facciamo? No, 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 no. Ah, e mo fai così? Bella in testa. È un critico in testa, per caso? Visto parecchi danni. Vero che ho fatto il pesante, però. Cazzo. Ho visto tardi. È peggio del demone capra. È peggio del demone capra. Fermo tu. Non posso avere uno scudo magico, qualcosa, ma basta. Una difesa in più, un vantaggio. Certo, se sapessi anche schivare meglio. La finiamo? Basta. Ah, ho sbagliato. Che fai? Ho schivato! Perché non mi ha preso il co... Ma dai, che cazzata! Bevi! Madonna Cristo! Sto per bestemmiare, ve lo dico. Via. Per poco. La uso. Proviamo. Fatto che se le sto vicino adesso mi becco pure le fiamme. Devo andare davanti per forza. Ora devo stare davanti. Facciamole fare sempre la stessa... no, no... Merda. Questa cosa però è veramente ingiusta. No, 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 veloce! Vieni qua. Via, 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 via. Dai che è questo. Devo stare calmo. No, 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 no. È vero, mi scordo. Merda. E dai, però. Non sei giusta. Devo andare via. Devo
No! Colpisci, colpisci. Ora, 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 ora. Ce la posso fare. No, 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 no. Lo stra full vita, non fa niente che perdo una fiaschetta, infatti. Via. Occhio. Lo fa, lo fa. Via! Morta! Cristo, stavo schiattando. Fanculo. Sono sparito? Dove sono andato? Oh no. Devo andare da Lothric? Madonna, che fatica di merda. Che ora abbiamo fatto? Mezzanonna. Wow. Eh no, però. No, 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 no. No, 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 fermo! Che palle. Corro al falò. Vaffanculo. Non posso morire qua come un coglione. Faccio quello che vuole, ma non così. Ora, sti cazzi che morivo lì, guarda. Viaggia, viaggia. Allora, che facciamo? Posso fare tipo due livelli. Forza. Tempra. Ora provo a rimettere un attimo il mio setup. Anche se non ricordo male, non andava bene con quel boss che sta lì dentro. E questo che è? Ah. Non avevo mai equipaggiato questa roba. Ottimo. I guess. Quindi si torna qua. Anche perché giustamente Lothric. Aspetta, ma è il boss finale, no? Non credo. Senti, non me ne sbatte veramente un cazzo. È pure inutile provarci. Madonna, che palle! Va bene tutto, però che cazzo. Oh. Cerchiamo di capire pure questa.
Attenzione. Giriamo in questo senso. No, no. Lo sapevo che c'avevi la seconda fase pure te. Eccola. Menchia. Eh no. Dai, era l'ultimo, non ci credo. E sono morto perché devo curarmi. Si rifà. Peccato che ho perso la brace. Così sti cavalieri mi fanno il piacere di non distruggermi. Ma perché, cazzo, porco? Che fastidio! Se non ti dispiace, io mi riprendo le anime. Ah. Chissà che succede se mi prende. Eccola. Madonna. Sono schiattato? Per poco. Ehi! No, le mani, non si alzano le mani. Allora. Dai! Cazzo fai? No, 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 no. Ehi! Male, male, mi ammazza. Mi ha curato pochissimo la fiaschetta, mi aspettavo di più, non so perché. Divento un bel falò, è fattibile comunque. Devo impegnarmi un po' di più. Adesso vengo dal boss lì e sto un po' agitato. Mi ha segnato. Per favore, non mi colpite. Vi odio. Quindi è così che devo fare. Devo rollare. Ed ecco che le anime. Oddio, in realtà le posso andare a prendere. Vieni, vieni, vieni. Gesù. Ma perché cazzo? Tutto d'un tratto non riesco a fare più niente. Sempre così. Che poi che cazzo l'ho chiesto a fare? Mi ricordo che me l'ha fatta quella roba l'altra volta.
guarda, cazzo. Voglio girarti al contrario, però. Perché esiste questo gioco? Perché? Incredibile come i tentativi funzionano sempre allo stesso modo. Vai benissimo, all'improvviso fai cacare al cazzo per ore. No, no, dall'altra parte. Perché posso farle questo, semplicemente. Ho sbagliato! Non lo faccio più. No. Questa? Da quando? Bastarda che fai danni da fuoco. No, 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 no. Sbagliatissimo. Oh cazzo, ho finito la stamina. Meno male, va. Aspetta. No, 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 no. Quanto mi togli? È questo, mo che cazzo è? Ehi, calma. Siamo calmi. Vai, fai sempre questo tu. No, 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 no. Ho detto fai sempre quello. E boh, mi uccide perché giustamente non mi posso curare. Cazzo. Il cazzo e le palle. Questi non mi colpiscono. No. Meno male, va. Potrei usare la brace, ma non mi va. Ma sono uno stronzo pure io, però. Stamina. Ma c'è pure l'affondo, da qua. Ma dai, ma dai, ma che cazzo di mosse sono?
Dove cazzo devo andare per curarmi? Ti rendi conto che sei una stronza? Quello è danno da fuoco, non è un cazzo. Faccio un tentativo così. Me la sento di fare il pazzo. Morire per morire, no? Sono un po' più agile così, no? Che faccio? Perché faccio queste cose? Nel momento peggiore l'ho fatto l'attacco. Voglio difesa a fuoco. Tre, quattro, due, quattro, sette, quattro, nove, cinque. No, sto guardando le cose sbagliate pure, ma perché? Tre, quattro. Poi 7-3 11-1 però queste pesano, quello è il problema. Più difesa voglio. Oddio, questa non tanto. Due 9, 3-3, 3-7. E poi devo vedere quanto peso. Ora, con lo spadone immagino che peso un fottio di... Oddio, forse... Ah, che cazzo sono? Cos'è questa roba? Dai, proviamo, che cazzo ne so. Se no, Claymore a due mani. Non credo di riuscire a fare qualcosa di decente comunque. Vediamo. Al massimo si fa la prossima volta. No, no, no. Non cominciamo, non cominciamo. Dai,
Gira da questa parte, brava. Gira sempre di qua. No, dai, ma perché l'ho evitato? Si blocca, però mi incendia le pareti. Cazzo. Aspetta. No, non si blocca manco per il cazzo, non è vero. Vieni. Dai, no. Ma perché se rollo non lo fa? Sprecando un sacco di fiaschette. Trasformati. Trasformati. Ma che cazzo? Adesso ti trasformi, eh? Oh, se prima schivavo in anticipo, adesso schivo in ritardo. Guarda. Morto. Dai, ma perché? Che attacco era quello? Vedi là, vedi. Mi curo, soffiando le fiaschette, cazzo. No, ho sbagliato. No, minchia, una volta che provo a fare una cosa, niente. È porco il demonio. Che cazzo è stasera, oh. Non è male questo set, però che cazzo. Forse vale la pena di sprecarla un abbraccio. Io provo. Non le è piaciuto. Buono. No. Basta. Attaccami. Via, 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 che cazzo è? No. Eccolo. Via, via, via. Madonna, che cacca. Non riesco a fare niente. Curati! Voglio gridare come un pazzo, ma non posso. Vieni qua. Sprechiamo sto tentativo.
No, 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 no. Dai. No, no, no. Ragazzi, sono stanco, non ce la faccio. Non mi conviene continuare, continuerò a perdere, a perdere, a perdere. Sto facendo cacare. Salutiamo qua. Sono contento di aver fatto due boss difficili. Però che palle, questo qua è una stronzata e non sto riuscendo a farlo. Mi dà fastidio. Sto preso veramente male. E non voglio rage quittare, quindi concludiamo in allegria, in simpatia. Niente, grazie per essere stato in chat anche stasera, di avermi fatto compagnia. È stata una live difficile. Pesante per me da fare perché, madonna, se mi mette alla prova sto gioco. Stanno diventando tutti muri adesso, tutti, uno dopo l'altro. E dai, prossima live. Allora, tra domani e dopodomani, forse una su Formula 1. O su Metroid, vediamo, forse più su Formula 1. E sabato sera ci mettiamo e facciamo questa danzatrice del ventre qui. Ok, io adesso cerco qualcuno da ostare. Vediamo chi c'è. Sì, è fattibile, è che mi sto innervosendo io adesso a riprovare senza successo. Vediamo. C'è qualcuno? Beh, che tanto voglio dire, l'host alla fine lo facciamo in zero persone. Però lo faccio lo stesso. Beh, in Italia soltanto Sabaku, quindi a sto punto facciamolo a Sabaku, tanto. Andrebbe in automatico. Porco il demonio. Voglio copiare il nome. Ok, ostiamo Sebeku. Buonanotte. E ciao.